Piccina mia, da grande diventerai bella come tua madre, non è vero, duchessa? Tutto comincia con i cartoni animati, i classici evergreen come gli Aristogatti, Apripista dei sogni, Cani abbandonati come Lily il vagabondo, entrato nell'immaginario come il cane per eccellenza. Poi arrivano i fantasy, i Ischi volanti e i classici Disney come Mary Poppins. Ancora oggi tutti sognano di avere la sua borsetta. Il posto migliore per attaccare un cappello è un bel attaccapanni. I bambini e il cinema, un rapporto facile da iniziare ma difficile da proseguire, perché se i cartoni animati sono il primo passo verso l'amore per il grande schermo, la strada si inerpica quando si cresce e a quel punto la scelta si fa troppo vasta per distinguere cosa un ragazzo può o dovrebbe vedere. Proprio di questo parla un interessante libro di Francesco Rufo, Bibbia del cinema dei ragazzi, che analizza e consiglia i film che in qualche modo aiutano la formazione cinematografica e mentale. Diverse generazioni hanno la loro eroina indimenticabile che si portano dentro tutta la vita. C'è la ragazza Cenerentola, inevitabilmente romantica, o quella Alice con il suo meraviglioso mondo di metafore e personaggi onirici. Diritta a casa! Lega la follia del sogno, Pinocchio, dentro la sua storia c'è davvero tutto. Un bel po' di mondo adulto entra in quello infantile e si impara che le bugie mettono solo nei guai. L'autore divide in quattro parti il libro consigliando pellicole dai 6 ai 15 anni e i film da vedere cambiano inevitabilmente. Non vi stupite se il mitico Bambi, dice l'autore, andrebbe visto a 10 anni. La storia è dura da digerire, c'è l'amore certo ma anche la morte e la perdita di una madre. È la parte nera di un cartone che fa scontrare il bambino con il lutto. Mamma! La tua mamma non tornerà mai più. Il mondo surreale del caleidoscopico Tim Burton, immancabile, come la sposa cadavere, capolavoro della tecnologia e della nobile morale. Consiglio è curiosare tra le pagine del libro. Pellicole da imperativo, Kramer contro Kramer, con un bambino che si divide tra genitori e divorziati, Il tempo delle mele, che insegna l'amore e i primi palpiti sessuali, e L'attimo fuggente, racconto favola di una scuola, di ragazzi difficili e di un professore fantastico che cambia loro la vita e la visione del mondo. Capitano mio, capitano! Si sieda immediatamente, Henderson. Mi ha sentito, vero? Si sieda! Ho detto si sieda!